Amici sportivi di Prima TV, ben trovati dal palazzetto dello sport Italo Picciocchi di Baiano per assistere insieme alle Final Four Irpinia Sannio Under 18 femminile. Per il terzo anno seguiremo questa bellissima iniziativa, ma oggi non sarò da solo. Con me per il commento tecnico Antonio De Mattia, giocatore della Trifalda Volley. Ciao Antonio, grazie per essere con noi. Ciao a tutti gli amici di Prima TV. Beh, Antonio, è sicuramente una Final Four molto molto attesa. Alle nostre spalle il riscaldamento delle ragazze dell'Academy Red di Cesinali e dell'Inter Serinese, sperando di non essere tra l'altro colpiti anche da qualche schiacciata. Insomma, questa Final Four è molto attesa. Ci saranno anche Castel San Giorgio e la SD Primavera Baiano. Primavera Baiano che l'anno scorso ha vinto le Final Four diciamo provinciali, per poi andarsi a giocare le regionali. Quattro squadre molto molto attrezzate, quattro squadre che daranno spettacolo. Sì, è un bellissimo evento, si sente che le ragazze sono cariche, c'è tensione prima dell'ingresso in campo tra pochissimo, e quindi speriamo sia un bellissimo evento di sport e che sia anche un bellissimo evento tecnico, che c'è da parte delle ragazze, sia una bellissima partita, diciamo. La prima partita, la prima semifinale è proprio quella tra Inter Serinese e Academy Red Cesinali. Successivamente ci sarà l'altra semifinale, ovvero fra Castel San Giorgio e ASD Primavera Baiano. Antonio, anche una piccola parentesi sulla Trifalda Volley. Tu ovviamente rappresenti la Trifalda Volley, una salvezza conquistata, ottenuta con sudore e con i sacrifici. Sì, siamo riusciti dalla scorsa... lo scorso turno di campionato ad ottenere la salvezza aritmetica, era già da un po' che però grazie ai risultati passati eravamo al sicuro, e beh, un complimento ai ragazzi e ai miei compagni di squadra che si sono prodigati per raggiungere questo obiettivo. Ci sono state delle difficoltà, però noi siamo rimasti concentrati sul campionato, e quindi soprattutto i ragazzi che sono scesi in campo hanno sempre dato il massimo e hanno portato a termine questo obiettivo, hanno conseguito questo obiettivo molto importante per la pallavola Trifalda. Molto importante, hai detto benissimo tu. E allora ci vediamo tra pochissimo per la prima semifinale qui dalle Final Four Irpinia Sannio Under 18 femminili dal palazzetto Italo Picciocchi di Baiano per Inter Serinese Academy Red Cesinali. Tra pochissimo. Ben ritrovati amici di Prima TV, amici sportivi di Prima TV, ma non solo, per queste Final Four qui dal palazzetto Italo Picciocchi di Baiano. Final Four Irpinia Sannio, quattro le squadre interessate, ovvero l'Academy Red Cesinali Volley, l'Inter Serinese, che si affronteranno queste prime due squadre nella prima semifinale, poi la SD Primavera Baiano, detentrice del titolo Under 18, e poi la formazione di Castel San Giorgio. Al mio fianco, come annunciato già in precedenza, per il commento tecnico Antonio De Mattia, giocatore della pallavolo a Trifalda in Serie B. Antonio, abbiamo parlato già del traguardo raggiunto, della salvezza preziosissima della Trifalda, però oggi ci sono queste due partite da gustarci assolutamente. Squadra in campo, si tratta dell'Inter Serinese alla destra, a sinistra invece c'è l'Academy Red Cesinali, per intenderci completino bianco per l'Inter Serinese, completino blu e bianco con contorni verdi per l'Academy Red Cesinali. Squadra in campo, buona cornice di pubblico qui al palazzetto Italo Picciocchi di Baiano. Insomma, che partita ti aspetti, Antonio? Ma credo che sia una partita molto combattuta, attendiamo di vedere il sestetto in campo per farci un'idea. Ora l'inno nazionale. Inno di Mameli.
E questo era l'inno di Mameli. Passiamo alla lettura degli schieramenti per l'Academy Red Cesinali, col numero 1 della Porta Federica, col numero 5 Picariello Martina, col numero 7 della Puzzo Martina, col numero 9 Rapa Gaia, col numero 11 Cataldo Roberta, col numero 23 il capitano Melillo Vivian, col numero 15 il libero Taddio Chiara. Per quanto riguarda l'Inter Serenese, col numero 41 Amato Michela, col numero 11 Buonocore Alessandra, col numero 23 Colucino Antonia, col numero 18 Iannone Ursula, il capitano col numero 24 Mariconda Carmen, col numero 35 Mariconda Maria Pia, allenatore Fabio De Luca, l'allenatore invece dell'Academy Red Cesinali è Amodeo Domenico, secondo allenatore perfetto Antonietta, l'arbitro è Picariello Sabatino, assegna punti Solimene Carmine. Mi sembra quasi tutto pronto, Antonio, un bellissimo clima per giocare questa prima semifinale, le squadre si salutano, insomma c'è un po' il fermento, c'è tensione, sì c'è tensione. Aspettiamo di vedere come scenderanno in campo le prime azioni e potremo farci un'idea di come andrà la partita. Per ora credo che possiamo dire che il clima per gustarci questa semifinale c'è e come. Belle cariche le ragazze dell'Inter Serinese. Non sono da meno assolutamente quelle dell'Academy Red di Cesinali. È tutto pronto, abbiamo già detto, l'arbitro è il signor Sabatino Picariello. Adesso la lettura delle formazioni anche da parte dell'organizzatore della manifestazione. Però insomma, Antonio, è bello vedere come l'Irpinia insomma sforni tante brave giocatrici a partire già dall'Under 18. Avella Baiano già l'anno scorso ha vinto questa competizione per poi andarsi a giocare comunque le fasi regionali, che non è poco, no? Ci si può togliere delle belle soddisfazioni. Sì, c'è sicuramente un lavoro da parte delle società nei settori giovanili per cercare di sviluppare dei talenti, dare delle impronte a dei giocatori e quindi indicazioni tecniche ai giocatori per crescere e proseguire magari anche oltre l'Under e poi andare a giocare in società magari più ambiziose, campionati professionistici. Quindi di solito in Irpinia c'è un lavoro molto preciso sulle settori giovanili. Ti chiedo, Antonio, come si preparano queste partite decisive, semifinali, finali, insomma, qual è la carica che può dare un allenatore e come ci si arriva? Beh, alla fine ogni giocatore cerca di concentrarsi al massimo, cerca di seguire le indicazioni che vengono date durante la settimana da parte degli allenatori e cerca anche di trovare qualcosa in più per dare il meglio, quindi questo. Sembra quasi tutto pronto, tranne per quanto riguarda il pallone, che al momento... No, mancano i palloni adesso. Per il momento c'è solo una sfida di sguardi tra le due squadre. Eccolo qua, arriva puntualissimo il pallone. Vediamo chi andrà in battuta. Credo sia l'Inter Serinese a giocare il primo pallone del match. Partono in più uno. La palleggiatrice sta per battere in più uno, quindi l'Inter Serinese parte in più uno. Dovrebbe essere, vediamo, Colucino Antonia sul punto di battuta per quanto riguarda l'Inter Serinese. Si comincia, è iniziata la prima semifinale delle Final Four e c'è subito un ace. Sì, nella zona di conflitto tra il numero 7 e il libero e c'è forse ancora un po' di tensione, quindi primo punto per l'Inter Serinese. Realizzato da Colucino Antonia, che vediamo se riuscirà a ripetersi. Difende l'Academy Red Cesinali, la schiacciata, il punto è di Vivian Melillo, il capitano. Antonio, ha messo subito le cose in chiaro? Sì, c'è forse ancora un po' di tensione da parte del libero, che ha fatto una ricezione un po' staccata sui 3 metri, la palleggiatrice ha fatto un po' un'alzata alta per la schiacciatrice, che è riuscito a fare punto. Vediamo come prosegue il match. Una schiacciata che va appunto da parte dell'Inter Serinese, è stato il numero 24 Mariconda Carmen, il capitano, che adesso si accinge anche a battere.
Siamo 2-1 per l'Inter Serinese. La battuta del capitano, la ricezione, poi c'è il fallo da parte di Cesinali. Antonio, è stato chiamato un fallo di palla accompagnata da parte del palleggiatore che ha giocato un tocco di seconda. Ci sono dei dubbi da parte dell'allenatore dell'Academy. Attenzione, seguiamo lo sviluppo dell'azione adesso con il numero 11 Buonocore che mette dall'altra parte. Attenzione però adesso a Cesinali con la schiacciatissima di Viva Melillo. Sembra il capitano una delle giocatrici migliori, l'abbiamo seguita già l'anno scorso, una delle giocatrici migliori da parte del Cesinali. Sì, ha schiacciato una palla volutamente corta, uno schema chiamato dalla sua palleggiatrice, è salita bene sulla palla, ha attaccato e ha trovato il punto. E adesso c'è un fallo da parte dell'Inter. Un fallo di seconda, una doppia dalla palleggiatrice che su una ricezione un po' difficoltosa è andata con due pugni e ha fatto un fallo. 3-3 il punteggio, la battuta da parte di Cesinali, attenzione, prepara l'attacco l'Inter Serinese con Buonocore. Difende Della Puzza, alzata di Cataldo per Melillo, grande la difesa del capitano Mariconde. Adesso ancora Buonocore, il muro di Cesinali, ma si salva in calcio d'angolo l'Inter Serinese che prova anche l'attacco, il tocco morbido, attenzione ancora a Cataldo che va ad alzare per Federica Della Porta, col numero 1 Della Porta Federica, la prima azione prolungata, Antonio, di questa partita. Autoragione Cesinali. C'è stata una bellissima difesa in posto 6 da parte dell'Inter Serinese Volley. Seguiamo. Fuori la battuta di Cataldo Roberta. 4-4 il parziale, ricordiamo, alla meglio di 5, ovviamente, chi arriva prima a 3. 4-4 in questo primo set. Ricezione di Vive Merillo, tiene l'alzata per Della Porta che trova sia il muro che la rete. 5-4 per l'Inter Serinese. Adesso sul punto di battuta c'è con il numero 11. No, c'è Ursula. Sì, Iannone Ursula, il numero 18. Va a battere la ricezione di Taddio, l'alzata di Cataldo per Melillo che schiaccia, ottima la difesa di Mariconda, adesso la schiacciata di Buonocore, grandissima qui la difesa di Della Puzza, attenzione però all'Inter Serinese che imbastisce un'altra azione con un pallonetto vincente da parte del numero 35 Mariconda, Maria Pia, tocco morbido, Antonio, ogni tanto non guasta. Altri sport, sì, un tocco morbido. Sì, è andata a centro e ha fatto un pallonetto a due mani. Non guasta mai il tocco di classe in nessuno sport. No. Se ne è battuta molto tesa. C'è stato il punto per l'Inter Serinese che si porta sul 7-4. Adesso c'è un time out, si chiama da parte dell'allenatore dell'Academy. Credo che voglia parlare un po' su con alcune giocatrici in particolare che non sono ancora entrate nel match. Forse il numero uno dell'Accademia è ancora un po' tesa. C'è da dire che sia Baiano che Cesinali sono le squadre sulla carta favorite per queste Final Four, ma l'Inter Serinese ha dimostrato sin da subito di non voler pressare il fianco. Insomma, il punteggio è di 7-4 proprio per l'Inter Serinese. Sembra entrare in campo con maggiore convinzione, forse l'approccio alla gara al momento è stato migliore. L'approccio e anche il sistema di gioco che stanno utilizzando, sono molto attenti in difesa e quindi fanno giocare molti scambi e portano all'errore l'Academy. Adesso la battuta dell'Inter Serinese che finisce fuori, la battuta della numero 18 Iannone Ursula. 7-5 il parziale sempre per l'Inter Serinese. Vivian Melillo, il capitano di Cesinali, adesso alla battuta. Con salto ace. Non è riuscita a ricevere Iannone Ursula. Ricezione errata, quindi il punto va all'Academy Red di Cesinali. Sempre con il capitano, si affida alle mani di Melillo. Molto potente questa volta, brava in ricezione Mariconda, attenzione a Buonocore che in bagger manda dall'altra parte. Melillo, l'alzata di Cataldo per Della Porta! Un po' macchinoso questo attacco da parte del numero uno di Della Porta, però è efficace, è lunga e leve, alta, ha forse ancora difficoltà a trovare il tempo sulla palla.
Ciò che conta però è il punto messo a segno della porta. Adesso Melillo, battuta più corta rispetto al solito. Adesso buono con il muro. Sì, la palla non è passata, non è stata toccata al muro e quindi è un fallo. Non so, si chiama di quattro tocchi da parte dell'Inter Serinese Volley. Questa è una buona serie in battuta. 8 a 7, rimonta. E sbaglia però adesso Melillo, 8 a 8. L'avevamo chiamato, l'errore in battuta. Beh, diciamo. C'è stato un buon parziale però da parte dell'Academy. Adesso è Amato Michela sul punto di battuta per l'Inter Serinese. Una bella partita comunque. Riceve proprio Melillo, l'altra di Cataldo, della Puzza a schiacciare la difesa buona da parte dell'Inter Serinese. La schiacciata con il tocco del muro di Rapagaia che non va. Attenzione a buono core, il muro dell'Academy non è vincente perché finisce fuori e quindi è l'Inter Serinese ad assicurarsi questo punto. 9 a 8, bel muro questo. Si percate, è uscito di poco, è stato bravo l'attaccante a tirare sulle mani del muro e quindi è in battuta. Riceve Melillo, l'alzata di Cataldo per Della Porta. Della Porta è già il terzo punto che mette a segno in bello stile, Antonio. Sì, l'Inter Serinese decide di murare solo con la centrale, col numero 35, e la 11 si schiera di un pallonetto e quindi è facilitata. Attenzione, cosa succede adesso? Sbagliato la rotazione forse? No, è stato chiamato un fallo di invasione sull'attacco della numero 1, ci sono ancora dei dubbi da parte dell'allenatore che si sta lamentando con la sua panchina. Coach Domenico Amodeo. Intanto batte l'Inter Serinese, riceve Taddeo, l'alzata di Cataldo per Della Puzza che schiaccia ma trova la difesa dell'Inter Serinese. Buono corre in bagher a mandare dall'altra parte, Taddeo, l'alzata di Cataldo per Rapagaia, fuori. Peccato, la potenza giusta forse imprecisa. Gaia Rapa. Sì, sembrano ancora contratte le giocatrici dell'Academy, forse non aiuta neanche questa chiamata, l'ultima chiamata arbitrale. Per ora l'Inter Serinese è davanti. 11 ad 8, battuta che però finisce fuori da parte di Amato Michela, conquista un punto prezioso per riprendere fiato l'Academy Red di Cesinali. Rapagaia sul punto di battuta con il numero 9, battuta corta, ricezione però è giusta. Attenzione adesso, buono core che schiaccia ancora Cataldo, alza per Della Porta, ancora lei Federica Della Porta. Credo che Vivian Melillo e Federica Della Porta siano le schiacciatrici che possano dare maggiori grattacapi all'Inter Serinese, lo stanno dimostrando in questi primi minuti. Sì, per ora sì, è così. Però vediamo, attenzione, l'Inter Serinese che schiaccia con buono core, il muro tocca e regge. Attenzione a Cataldo, Della Porta c'è, però punto per l'Inter Serinese, quattro tocchi. Mi sembrava che l'avesse toccata anche il muro dopo il tocco della rete, però l'arbitro è stato di diverso avviso, quindi deciso così il signor Picariello Sabatino, l'arbitro di questo match. Cataldo, alzata per Della Porta, ancora lei col tocco morbido. E beh, sembra poter fare la differenza Federica Della Porta, il numero 1 sì, dell'Academy. Però ha ancora difficoltà con l'alzata, il tempo dell'alzata, e quindi adesso ha fatto un pallonetto sui 3 metri in zona 4. Buon cuore dall'altra parte. Attenzione Cataldo! Bella questa schiacciata. Picariello Martina con il numero 5, 12 a 12, partita equilibrata, battuta proprio Della Porta Federica. Iannone in ricezione, l'alzata di Mariconda non è proprio ottimale per le compagne, infatti il punto è per l'Academy Red di Cesinali. È stata chiamata un'invasione di piede sotto da parte del numero, da parte dell'Inter Serinese, 24, sì. Mariconda, c'è un altro fallo, questa effettivamente era una doppia da parte della palleggiatrice.
E quindi il punto va all'Academy Red Cesinali. Ancora Fedega della porta sul punto di battuta. Battuta con il salto. Attenzione, ma in difficoltà l'Inter Sarinese. Si è complicata un po' la vita da sola, no? Mariconda Carmen, il capitano, ha messo un po' nei guai la sua squadra. E adesso c'è il time out chiamato invece da coach Fabio De Luca, coach dell'Inter Sarinese. 15-12 per l'Academy Red Cesinali, che sta conducendo al momento questo primo set. Ricordiamo che si arriva a 25. Cosa possiamo dire di questa prima frazione di gioco? Sicuramente l'Academy ha, dal punto di vista delle sue giocatrici, una maggiore prestanza fisica, sono molto, molto più alte, c'è in particolare il capitano dell'Academy che sta avendo un buon percentuale in attacco. L'Inter Sarinese per ora riusciva a resistere in ricezione e difesa, adesso è calato un pochettino e si sono riparte sotto. Quindi ha mostrato più concretezza fino a questo momento l'Academy. Sul punto di battuta sempre Federica Della Porta con il numero 1. Mariconda in ricezione, attenzione adesso alla schiacciata, brava la difesa, attenzione Della Porta. Si salva l'Inter Sarinese in palleggio dall'altra parte. Melillo, Cataldo per Della Puzza. Ottima la difesa da parte di Buonocore. La schiacciata di Carmen Mariconda. Melillo non la tiene. Il punto dell'Inter Sarinese da capitano a capitano. Schiacciata di Mariconda. Sì, questa volta l'attacco dal centro da parte dell'Academy è stato difeso. Il pallonetto in zona 3 è stato difeso. Forse proprio nel time out erano state date indicazioni in merito e quindi le ragazze sono state più attive a recuperare il pallone. Adesso c'è un doppio cambio. Sì, c'è un doppio cambio, entra con il numero 26 Feola Margherita, che va anche a battere. E la battuta mette in difficoltà Della Puzza. Attenzione, la schiacciata fuori però di Picariello Martina. È entrata bene Margherita Feola con il numero 26, una battuta a fil di rete, però non si è lasciata sorprendere il capitano che vediamo adesso qui, Vivian Melillo, che viene richiamato. C'è un po' di nervosismo da parte dell'Academy, adesso c'è stato un errore diretto in attacco, sembra non ancora aver trovato le misure giuste tra l'alzata e la rincorsa. Feola Margherita, punto è per l'Academy, la palla finisce fuori, avevamo visto bene, e dunque 16-14 per l'Academy Red Cesinali. Della Puzza Martina, attenzione all'alzata, la schiacciata e il muro vincente da parte di Picariello e di Vivian Melillo. Ottimo muro questo dell'Academy. Sì, è stato raddoppiato il muro e quindi ha avuto difficoltà a far passare la palla ed è stata murata subito. Adesso c'è un ace da parte dell'Academy Red con il numero 7 Della Puzza Martina, e c'è un altro cambio, esce con il numero 23 Coluccino Antonia, entra con il numero 21 Villari Gaia. Cambio in palleggio per l'Inter Sarinese. Sta cercando adesso di sistemare un po' le cose il coach Fabio De Luca. La battuta di Della Puzza, riceve così, ma cerca e si salva l'Inter Sarinese. Attenzione adesso all'Academy che può attaccare nuovamente. Melillo, schiacciata, che grande qui la difesa di Feola. Adesso tocca proprio di Cataldo. Feola Margherita l'alza per Mariconda col pugno. Sì, questa volta per l'Academy che trova il punto. Un po' di pasticcio a volte per l'Inter Sarinese quando si tratta di attaccare. Sì, forse anche un po' di nervosismo, vedono che si stanno andando via le ragazze dell'Academy. Quindi 19-14, 6 punti per l'Academy, attenzione, adesso 5 perché ne hanno realizzato un altro, 20-14 per l'Academy Red Cesinali. C'è un altro time out. Antonio, come si fa in questi casi a non mollare, a non dare spazio, diciamo, alla pressione? Vedi l'avversario che è sul 20, insomma 6 punti di differenza. Beh, è difficile perché
si stanno commettendo degli errori da parte dell'intersegnale di Sevolle, quindi è difficile poi ritornare concentrati, cercare di limitare gli errori, però siamo in una Final Four e quindi è importantissimo per le ragazze rientrare nel match e cercare di non demordere, di non staccare la spina per poi provare a recuperare adesso il distacco oppure anche nei set successivi e ribaltare la situazione. Rientriamo anche noi nel match, si riprende con la battuta di Della Puzzo, riceve Capitan Mariconda, l'alzata proprio per Mariconda che schiaccia Della Puzzo in difesa, alza Cataldo, schiacciatissima di Vivian Merillo, ma grande la difesa dell'interserinese che poi attacca anche con Michela Amato, ma la palla finisce fuori 21-14. Della Puzzo ancora sul punto di battuta, Iannone, l'alzata adesso per il pallonetto difeso molto bene però dall'Academy che va anche alla schiacciata, il muro di Iannone, l'alzata poi per il pugno di Mariconda, scambio prolungato e il punto è per l'Academy. C'è stato il tocco a muro sulla schiacciata, la palla era finita out, ma quindi il 22esimo punto per l'Academy. 22esimo punto per l'Academy, Antonio, Academy che va spedita verso la vittoria di questo primo set. Quella Della Puzzo, battuta potente ma imprecisa, finisce fuori 22-15, 7 le lunghezze di distanza tra le due formazioni. Adesso il numero 21 Villari Gaia, una delle neo entrate, riceve Della Puzzo, l'alzata di Cataldo per Melillo che schiaccia e il punto per l'interserinese. Di pochi centimetri questa volta, Antonio, la palla è finita fuori. Sì, era un po' con le spalle all'indietro, ha cercato di comunque di non forzare troppo il colpo ed è andato fuori. Si fa sotto l'interserinese, Villari alla battuta, Cataldo alza per il pallonetto, la numero 5 Picariello, adesso Mariconda da mandare in bagaglio dall'altra parte, l'alzata ancora di Cataldo per Melillo, mamma mia che difesa di Feola. Però ancora l'Academy a poter attaccare, ancora una grandissima difesa, stavolta è stata Iannone, il tocco morbido col bagger, Cataldo manda l'altra parte con la mano destra, l'alzata è per Mariconda, Carmine tocca il muro, si salva Della Puzzo, la palla non cade più, l'alzata è per Mariconda, Carmine il muro, ma ancora l'interserinese, ancora Mariconda che può andare a schiacciare, tocca il muro Della Puzzo, Cataldo alza per Melillo, la palla finisce fuori 22-17, il punteggio è stata, insomma, un'azione che è durata abbastanza. Sì, sì, è stata una bellissima azione, si conferma l'interserinese molto brava in difesa e adesso siamo sul 22-17, possono rientrare per il match. Nulla è ancora deciso, la battuta a Melillo, Cataldo, Melillo tocca il muro, si salva ancora per Picariello, la palla che deve soltanto spingere nel campo avversario, realizzare il punto del 23-17. Brava l'interserinese a difendere, però brava anche Cesinale ad attaccare. Il capitano dell'Academy si sta dimostrando molto forte in attacco, ha solo commesso due errori e per il resto sta giocando davvero molto bene. Quasi perfetta Vivian Merillo, attenzione anche a Della Puzzo, Cataldo va ad alzare proprio per Melillo col pallonetto. Si salva l'interserinese che adesso può attaccare con Mariconda. Della Puzzo difende, l'alzata di Melillo per Della Porta, bagger corto che finisce nella rete. Si è un po' spenta Federica Della Porta dopo i primi 3 o 4 punti molto molto interessanti. Adesso questo bagger che non ha fatto male, insomma, l'interserinese che guadagna il 18esimo punto. Attenzione al punto ancora dell'interserinese, questa volta con Iannone, 23-19. Sta acquistando coraggio l'interserinese. Sì, attendiamo questa battuta per vedere. Ancora un'ottima battuta. È quasi il punto diretto. Si salva in qualche modo l'Academy. Attenzione per adesso l'interserinese con buono cuore. Che la mette giù. 23-20.
si è svegliata tutto ad un botto l'Inter Serinese, 23-20, e quindi adesso, insomma, coach De Luca guarda il tabellone. Ancora Mariconda sul punto di battuta, riceve della Puzzola, alzata di Cataldo per Vivian Melillo, la palla finisce fuori, troppo imprecisa adesso l'Academy, 23-21, ha acquistato, come dicevamo, coraggio l'Inter Serinese, e adesso c'è coach Amodeo dell'Academy che chiama anche time out. Antonio, è più difficile in questo caso rincorrere o invece gestire, e magari è maggiore la paura da parte dell'Academy di essere ripreso? Beh, credo che adesso sia di più la preoccupazione da parte dell'Academy. Guardando in faccia le ragazze si può notare che sono leggermente preoccupate, alcune di più, altre di meno, ma c'è sempre la preoccupazione di vedersi essere raggiunti all'ultimo, e quindi si spera adesso che durante il time out possano sistemare le cose in ricezione e limitare gli errori in attacco, perché la battuta è davvero molto insidiosa, quella dell'Inter Serinese Volley. Sulle ali dell'entusiasmo adesso l'Inter Serinese, alla battuta c'è sempre il capitano Carmen Mariconda. Battuta è buona, Taddio riceve, alzata di Cataldo per Melillo, sbaglia la schiacciata, viva Melillo, direttamente in rete, 23-22, e questo è il bello della pallavolo, Antonio, perché non finisce mai. Anche il brutto forse a volte, se si è in queste condizioni, magari per chi lo esibisce non è così piacevole, però per chi rincorre è certamente piacevole. C'è un ace ancora, c'è un ace, non riesce a ricevere, Taddio in bambola letteralmente l'Academy, 23-23, l'Inter Serinese mette a segno un parziale di 7-0 e raggiunge così l'Academy. Vediamo adesso chi avrà i nervi più saldi, Melillo dall'altra parte, attenzione l'Inter Serinese che sembra più vogliosa adesso di fare male, ma c'è il muro vincente da parte di Rapa Gaia, ha voluto esagerare forse Iannone col tocco morbido. Sì, è stato un peccato perché c'era stata una free ball da parte dell'Academy, una ricezione, una difesa. 24-23, Antonio, primo set point della partita è tra le mani di Cataldo, la battuta è buona, anche la ricezione, l'alzata è per Iannone che fa punto, 24-24. La fast giocata dall'Inter Senese va molto bene, va a segno, e quindi c'è il 24 pari. Rientra con il numero 35 Mariconda Maria Pia al posto di Feola Margherita. Questo è il cambio di coach Fabio De Luca, 24 pari, si arriverà ovviamente a 26. Si chiuderà il set quando ci sarà il doppio vantaggio di una o dell'altra squadra. Sul punto di battuta c'è Iannone Ursula per l'Inter Serinese. Ace! Dormita qui dell'Academy. Sembrano esserci dei problemi tra la zona di conflitto alla destra del libero e la sinistra del 23 dell'Academy. Li vediamo anche parlare adesso, magari per sistemare qualcosa di ricezione. E adesso il set point però è per l'Inter Serinese. Attenzione, si capovolge totalmente la situazione. La battuta di Ursula, Iannone, Della Puzzo riceve, l'alzata di Cataldo per Della Porta Federica, la grande difesa qui dell'Inter Serinese, l'alzata per Buono Core che in bagger indirizza verso il campo avversario, attenzione il tocco sotto di Rapa Gaia, molto bene Mariconda, attenzione a Buono Core che schiaccia Della Puzzo, non trattiene, e il primo set viene vinto dall'Inter Serinese, 26-24. Quando meno te l'aspetti viene fuori l'orgoglio dell'Inter Serinese di coach Fabio De Luca. È stata una grande prestazione sul finire del set da parte dell'Inter Serinese, qualche errore in più in attacco, soprattutto da parte del 23 che fino ad allora era stata una delle migliori della sua squadra e aveva delle ottime percentuali in attacco, aveva sbagliato davvero poco. Però sono migliorati moltissimo in battuta, l'Inter Serinese ha messo sotto pressione la ricezione dell'Academy e è riuscita quindi a portarsi a casa questo primo parziale. Finisce quindi il primo set, grandissima determinazione da parte dell'Inter Serinese, sciupona invece l'Academy Red di Cesinali. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo ci ritroviamo qui per il secondo set di Academy Red Cesinali Inter Serinese. Yeah.
Rieccoci amici sportivi di Prima TV per seguire insieme la prima semifinale delle Final Four Irpina Sannio Under 18 femminili tra l'Academy Red Cesinali e l'Inter Serinese che ha conquistato il primo set un po' a sorpresa per come si erano messe le cose, 26-24. Antonio De Mattia, che secondo set dobbiamo aspettarci con un'Academy alla ribalta? Credo proprio di sì, le ragazze dell'Academy cercheranno adesso di metterle subito sotto pressione, di trovare quella confidenza che forse è mancata nel primo set, il pronostico è stato ribaltato, forse avevano anche un po' di pressione, si sentivano le favorite e quindi hanno giocato un po' contratte in campo, adesso vediamo. Ricordiamo che le prime tre classificate di queste Final Four andranno a giocarsi poi le fasi regionali. Intanto è cominciato il secondo set, è cominciato molto bene per l'Inter Serinese con l'attacco del capitano Carmen Mariconda, che ha messo a segno il primo punto con una schiacciata aiutata anche un po' dalla rete, però insomma la fortuna aiuta gli audaci, diciamo così. Attenzione, sbaglia in ricezione Taddio, il punto del 2-0 è a favore della Inter Serinese. No, le ragazze dell'Accademia non aver metabolizzato la sconfitta del primo parziale, sono ancora in difficoltà. L'ottima battuta però di Mariconda. Attenzione adesso Picariello, non riesce a realizzare il punto, la schiacciata vincente da parte di Amato. Michela col numero 41 protesta, no, c'è un confronto tra capitana Melillo e coach Amodeo Domenico, qualche incomprensione nell'Academy che subisce il 3-0, partito fortissimo l'Inter Serinese. C'è un po' di nervosismo vedo nel campo dell'Academy, hanno qualche difficoltà adesso con l'attacco del capitano, l'attacco di Viva Melillo, il capitano che è vincente, e quindi 3-1 il primo punto dell'Academy in questo secondo set. Sul punto di battuta c'è Picariello Martina con il numero 5. Riceve bene l'Inter Serinese e poi il pallonetto difeso dall'Academy. Adesso Melillo, grandissima la difesa di Bonocore, la schiacciata della Puzzo, l'alzata di Cataldo, Vivian Melillo schiacciata. Ancora lei, sì, il capitano. Schiacciata potente, il muro ha toccato, ma la palla è finita comunque nel campo. Il Serinese continua a murare ad uno sul capitano, forse dovrebbero scelta sbagliata. L'altezza della loro palleggiatrice non le permette forse di andare al muro e quindi preferiscono apportare questa modifica dal sistema di gioco. Tanto scambio di pallonetti tra le due squadre, adesso la schiacciata di Amato in due tempi, però il punto è per l'Academy che va a riprendere la partita in questo secondo set, 3-3 il punteggio. Quello che possiamo dire, Antonio, è che sicuramente è una partita equilibrata tra due squadre che insomma si daranno battaglia fino alla fine. Sì, si spera di sì per lo sport, si spera che sia una bellissima prestazione, come che continua ad essere una bellissima prestazione. È bella la schiacciata di Rapagaia, però la difesa è ancora più bella da parte dell'Inter Serinese, poi un tocco sporco da parte di Iannone, ancora Rapagaia che fa punto, non trattiene Carmen Mariconda. Intanto vediamo, sono arrivate anche le altre due squadre, le giocatrici della SD Primavera di Baiano e poi Castel San Giorgio, che saranno le due squadre che si affronteranno nell'altra semifinale. Speriamo possa essere bella come questa, battuta da parte di Picariello Martina. Mariconda in ricezione, l'alzata per la schiacciata di Annone, tocca il muro, money out, sì, è stato un bellissimo attacco questo, ha cercato le mani alla mano esterna del muro ed è riuscito a fare un money out molto, molto tecnico, diciamo. 4-4 il parziale di questo. C'è stata anche la sostituzione da parte dell'Inter Serinese con il palleggiatore titolare che è tornato in campo. Attenzione però perché c'è il punto dell'Inter Serinese, è rientrata al numero 23 con Luccino Antonia. Iannone Ursula sul punto di battuta per l'Inter Serinese, battuta in salto efficace, Taddio però riesce a ricevere, attenzione, bel salvataggio di Rapagaia, schiacciata di Viva Melillo, questa volta una sentenza, il numero 23 capitano dell'Academy. Una palla molto alta attaccata in rete, è riuscito a prendere bene le misure e a schiacciare con forza in diagonale verso zona 5. Vuol dire molto difficile difendere queste palle.
Cataldo mette in difficoltà l'Inter Senese con la sua battuta, conquista il punto però l'Academy. Sì, il palleggiatore era in seconda linea, è saltato nei 3 metri, ha quindi fatto un fallo. E il punto quindi è per l'Academy, che si porta sul 6-5. Attenzione adesso all'Inter Serinese, ci ha provato con la mano sinistra Buonocore a prendere in controtempo il muro avversario, non c'è riuscito, ancora Buonocore, il muro tocca Melillo, l'alzata di Cataldo, ancora Melillo, il muro tiene, ma c'è un fallo di invasione da parte del muro, il numero 35, era andata bene, aveva preso in modo giusto la direzione d'attacco all'attaccante, però Mariconda, purtroppo... Maria Pia, sì, Mariconda Maria Pia, fallo di invasione per l'Inter Serinese. Adesso c'è un ace molto fortunoso da parte di Cataldo Roberta, il numero 11. Forse questo potrà aiutarle anche a sciogliersi un po', a trovare un po' di leggerezza in campo, vediamo ancora un po' contratto, ragazzi. C'è un time out sul punteggio di 8-5 per l'Academy, che ha ribaltato il punteggio, quindi adesso coach Amodeo non vuol rischiare come prima di farsi rimontare e poi di perdere addirittura il set, per un'Academy che dovrebbe essere un pochino più concentrata in fase di attacco. Antonio, sì, i valori in campo sono ben definiti, l'Academy ha tecnicamente qualcosa in più in attacco, le ragazze forse sono essendo anche più alte riescono ad esprimersi meglio in attacco, l'Inter Serinese volley però sta difendendo davvero molto bene, quindi le sta mettendo in difficoltà su questo piano. Cataldo in battuta, Mariconda, attenzione al muro di Rapagaia che non si è fatta intimidire dal pallonetto dell'avversaria e ha rimesso la palla nel campo dell'Inter Serinese, conquistando il punto del 9-5. Anche dei bei gesti tecnici, Antonio, in campo. Sì, sì, dobbiamo dire che soprattutto l'Academy in attacco e a muro riesce ad esprimersi al meglio, e l'Inter Serinese invece in difesa riesce a coprire molti palloni, a difendere molto, sono molto attente anche in ricezione, quindi tecnicamente entrambe le squadre sono molto valide. Michele Amato in battuta, Della Puzzo riceve, la Pagaia alza per Della Porta che schiaccia direttamente in rete. L'incitamento di coach Amodeo per Federica Della Porta, una delle migliori giocatrici dell'Academy, lo ha dimostrato nel primo set. Ancora però Michele Amato in battuta con il numero 41, in salto tocca la rete, si salva l'Academy. Attenzione adesso a Melillo, Vivian, che la inchioda a terra per l'ennesima volta. Insomma, se l'Academy riesce a sfruttare per bene il suo capitano, può senza dubbio dire insomma la sua in questa partita notevolmente. Ridurre gli errori in attacco e in difesa, in ricezione, e cercare di... Di non battere così. Troppo potente la battuta di Vivian Melillo, che ha regalato un ottimo punto prima in schiacciata, però adesso ha sprecato questa occasione. Dall'altra parte c'è Buonocore che batte potente, Taddio riceve bene, Rapa in bagger dall'altra parte, attenzione a Buonocore, alza per Mariconda, schiaccia per numero 25. Ma attenzione però che sbaglia nell'imbastire l'azione d'attacco l'Inter Serinese, e il punto va all'Academy. 11-8, 3 le lunghezze tra le due squadre in campo. Buonocore bene in ricezione, l'alzare di Cataldo per la schiacciata di Picariello Martina. Tutto bene tranne forse la precisione. Sì, abbiamo visto anche in riscaldamento che l'intesa con la palleggiatrice forse non era al massimo, lei credo che si stia lamentando perché la palla dal suo punto di vista era un po' bassa e quindi nel movimento d'attacco non è riuscita a piazzare il colpo. Attenzione ancora a Cesinali che attacca, l'Inter Senese si difende bene, l'alzata per Carmen Mariconda, la schiacciata del capitano però finisce nella rete per il 12° punto dell'Academy Red Cesinali,
è entrato adesso il libero Izzo Flora, il numero 42 per l'Inter Serinese. Attenzione della porta, imbattuta, ricezione alzata per Marigonda Carmen. Si difende bene l'altro capitano, adesso la schiacciata vincente di Della Puzzo, che trova però la deviazione di un mulo fragile da parte del numero 18 di Annone Ursula. Antonio, qui andiamo a sottolineare nuovamente come l'Inter Serinese faccia muro con una sola giocatrice e in questi casi insomma paghi questa scelta. Sì, soprattutto nelle categorie dell'under, l'altezza del femminile non ti consente forse con tutti gli interpreti di poter murare, quindi è una scelta tattica questa da parte del mister. Scelta tattica anche pericolosa talvolta, però insomma l'Inter Serinese ha avuto ragione nel primo set. Adesso esce con il numero 23 Coluccino Antonia, entra con il numero 21 Villari Gaia. 14-9 della porta Federica, va alla battuta, riceve bene Mariconda, si salva l'Inter Serinese, in bagger dall'altra parte Izzo e poi la schiacciata di Picariello. Molto brava l'Inter Serinese qui a difendere, ma che brava Picariello in muro. Si continua, Della Puzzo alza per Picariello che con l'aiuto della rete trova un punto fortunoso, ma trova il punto del 15-9. Sì, adesso possiamo anche dare delle indicazioni tattiche da parte dell'Academy. Credo che le indicazioni siano state quelle di giocare molto al centro con la numero 5, una palla veloce, una 7 oppure una C. Attenzione adesso al punto, un'incomprensione tra l'altro tra Viva Melillo e Federica Della Porta, ma palla docile, possiamo dire così, che però è caduta. 15-10 per l'Academy. Villari Gaia. Riceve Melillo, Cataldo alza così e così e poi salva tutto con un bagger Picariello. Attenzione però all'attacco di Mariconda, tocca il muro. Melillo, alzata per Della Porta che in palleggio manda dall'altra parte. Attenzione adesso all'alzata per Mariconda. Molto bene in difesa Taddeo e adesso Della Puzzo. Azione prolungata con le due squadre che non vogliono sapere di mollare. Attenzione alla schiacciata di Mariconda e poi il tocco quasi beffardo da parte di Iannone, ma si continua con Izzo che alza questo pallone. Iannone, Ursula, pallonetto vincente. Antonio, bella azione anche questa. Bella azione, ma in questo caso c'è stato un errore da parte del libro dell'Academy che era troppo lunga in difesa e non è riuscito a intervenire su questo pallonetto. 15-11 in questo secondo set il parziale. Ed occhio adesso all'Academy che attacca con Picariello. Grande la difesa qui da parte di Buonocor che poi in bagger spedisce la palla nel campo avversario. L'alzata per il primo tempo di Picariello. Non riesce a far male all'Inter Serinese che si difende come può. L'alzata ancora di Cataldo per Della Puzzo. Izzo in difesa. Attenzione a Buonocor e fa punto. Schiacciata di Buonocor dalle retrovie. Non la tiene. Seconda linea al centro, di solito è una pipe nella maschile, però è molto più difficile vederla nella femminile. E c'è time out chiamato dall'Academy, Red Cesinali sul punteggio di 15-12. Il copione, Antonio, sembra essere quello del primo set, ovvero con l'Academy che prima scappa e poi l'Inter Serinese cerca di approfittare del calo di concentrazione dovuto al vantaggio da parte dell'Academy. Sì, devo dire che l'Academy fa ancora fatica a giocare di squadra, ad essere con tutte le sue giocatrici nel match coinvolte, soprattutto l'opposto dell'Academy numero uno, la vediamo un po' sofferente. Demoralizzata forse, Federica Della Porta dopo un ottimo avvio, però insomma vedremo come finirà questo secondo set. 15-12 per l'Academy, l'Academy è a meno 10 punti dalla vittoria. Cosa da sistemare da parte dell'Academy, si consultano i due allenatori e cercano di trovare un modo per risolvere qualche problematica che era emerso nel primo, in una parte di questo secondo set. Adesso vediamo la battuta. Villari Gaia riceve Melillo, Vivian alzata per Della Puzzo. Buonocore. Attenzione, Villari che alza per Iannone.
È buona la difesa dell'Academy, poi della Puzza è scacciata, il muro c'è ma manda la palla fuori, il muro di Iannone Ursula. In questo caso ha avuto dei problemi il numero 18 nella traslocazione laterale ad invadere, a mettere bene le mani, e con il lato destro purtroppo non è riuscito a mantenere il pallone che è andato fuori. Della Puzzo per l'Academy. Occhio al pallonetto, difeso bene però dall'Academy, l'alzata per Vivian Melillo che fa punto, avevano forse battezzato fuori la traiettoria della palla le giocatrici dell'Interserinese. È difficile difendere con queste palle lunghe in zona di conflitto, cioè, si è sempre in dubbio se prenderlo o meno e quindi a volte si fa la scelta errata. 17 a 12 per l'Academy, 18 a 12 per l'Academy, errore di valutazione, errore di d'azione offensiva per l'Interserinese. Della Puzzo in salto, prova a mettere in difficoltà l'Interserinese. Mariconda in baga dall'altra parte, Taddio alzata per Cataldo che prova a sorprendere l'Interserinese, non è così e sbaglia ancora una volta l'Interserinese. Antonio, molto imprecisa l'Interserinese in questa frazione di gara. Sì, adesso infatti il coach De Luca ha chiamato il time out per sistemare qualcosa. In questo caso c'è da dire anche che le ragazze dell'Interserinese hanno un'età media molto inferiore rispetto a quella dell'Academy, forse in questa frangente del secondo set stanno pagando un po' di inesperienza. Coach De Luca abbastanza nervoso, diciamo così, con le sue ragazze, non potrebbe essere altrimenti, perché sul 19 a 12 dopo aver giocato un ottimo primo set, insomma, fa male perdere in questo modo. Ma non è ancora chiuso il secondo set, ce lo ha insegnato il primo. Le rimonte nel volley non mancano mai, lo spettacolo non manca mai, soprattutto nelle Final Four. Della Puzzo col numero 7 per l'Accademia dei Cesinali sul punto di battuta, sempre con il salto, riceve come può Izzo, attenzione adesso all'attacco murato da parte di Michela Amato, ottimo il muro composto dalle giocatrici dell'Academy Cesinali, 20 a 12. Stanno avendo difficoltà in questa rotazione, la più 1 in Interserinese con il palleggiatore in 1 e l'opposto in 4. Sembra aver acquisito maggiore coraggio anche l'Academy. Attenzione adesso a Mariconda, il muro tiene da parte dell'Academy, attenzione all'incomprensione, ma Melillo ci mette una pezza, Izzo alza per Mariconda, attenzione adesso pericolo, ma c'è il fallo, c'è un doppio tocco da parte della palleggiatrice Roberta Cataldo con il numero 11, allora il punto è per l'Interserinese. Molto curioso, Antonio, la potenza della schiacciata del capitano numero 24 Mariconda Carmen, nonostante non sia di statura molto, molto elevata, però riesce sempre in schiacciata a mandare la palla dall'altra parte. Sì, la differenza lo fa il gesto tecnico, l'impatto con la palla, riesce a prendere una rincorsa molto efficace. Adesso il punto però per l'Interserinese al termine di un'azione molto molto bella questa, Antonio, abbiamo visto due pallonetti molto molto interessanti, ma le difese si sono fatte valere. Il punto però è per l'Interserinese, 20-14, entra intanto nell'Academy con il numero 8 Iannaccone Fabiana. Poi lo facevi notare tu, sia il 24 dell'Interserinese che il 23 il capitano dell'Academy riescono ad esprimersi molto bene in attacco, questo è dovuto anche ad una buona velocità nel colpo e nella rincorsa. E la palla adesso danza sulla rete e il punto è per l'Academy. Punto per l'Academy, 21 a 14 il punteggio a favore di Cesinali. Picariello Roberta, Picariello Martina, chiedo scusa, sul punto di battuta, attenzione adesso viva Melillo, è buona, sì, l'arbitro la chiama out, a noi sembrava buona sinceramente da questa prospettiva. Ha deciso così però Picariello Sabatino, ci è sembrato la nostra postazione, Antonio, come dicevi bene tu, che la palla fosse dentro, però insomma l'occhio dell'arbitro è sempre da rispettare.
21-15, attenzione all'alzata per Melillo che prova il pallonetto, si difende l'Inter Serenese, l'alzata per Mariconda. Iannaccone alza non benissimo, Melillo prova come può a schiacciare, attenzione all'Inter Serenese che non può attaccare in maniera potente. Adesso Rapagaia, schiacciata la difesa di Ursula Iannone, ma il punto è per l'Academy, doppio tocco. Fallo della palleggiatrice dell'Inter Serinese, sembrava abbastanza evidente, sì. Ingenuità che forse a questo punto della partita si dovrebbero evitare. È complicato in questo momento rimanere lucidi e quindi diciamo che possiamo perdonarla, anche se il risultato... La perdoniamo perché le due squadre stanno giocando davvero molto molto bene. Attenzione adesso, però non riesce Rapagaia sotto rete a salvare questa palla. C'è un cambio però, entra Feola Margherita, esce Michela Amato per l'Inter Serinese, entra con il numero 26, Feola entra con il ed esce con il numero 41 Amato Michela. Sul punto di battuta c'è proprio Feola Margherita, la numero 26. 22-16 il parziale in questo secondo set a favore dell'Academy Red Cesenoli sull'Inter Serinese. Iannaccone alza, la schiacciata di Melillo, buona la difesa da parte dell'Inter Serinese e poi la schiacciata del capitano Mariconda che manda in tilt la difesa dell'Academy. E questa insomma è la potenza che sottolineavamo prima, Antonio, del capitano, che quando schiaccia difficilmente sbaglia. Sì, in questo caso però in difesa, nonostante la palla fosse molto forte ed angolata, in difesa potevano fare certamente qualcosa di più. E le vediamo ancora contratte le ragazze dell'Academy, non riescono ad esprimersi al meglio. Hai ragione tu, perché subiscono un ace che si poteva sicuramente evitare. 22-18, e adesso insomma possono riapparire i fantasmi del primo set quando l'Inter Serinese ha rimontato ben 7 punti all'Academy. Siamo sul 22-18, sono soltanto 4 le lunghezze tra le due formazioni che stanno comunque giocando un'ottima partita. Feola Margherita sul punto di battuta, ace 22-19, deconcentrazione totale adesso da parte dell'Academy, soprattutto di Della Porta, che si è un po' assentata dal match dopo l'inizio importante con dei punti importanti. Sì, a sua discolpa devo dire che non è facile in una Final Four esprimersi al meglio, c'è la tensione, c'è la voglia di fare bene, a volte può essere anche controproducente. Intanto sbaglia Feola Margherita una battuta, in questo momento aveva battuto molto bene, mandando in crisi, realizzando due ace. 23-19 sono due i punti che separano l'Academy dalla vittoria del secondo set per portarsi sull'1-1. Melillo ace di Vivian Melillo. Set point 24-19, set point per l'Academy, set point affidato alle mani molto spesso sicure del capitano Melillo Vivian. Vediamo come sfrutterà questa occasione l'Academy Red Cesinali. Ricezione buona e poi buono corre con il pallonetto, alzata per Della Porta che schiaccia, c'è il muro, si salva l'Inter Serinese, poi in pareggio l'altra parte con Villari, attenzione alzata di Iannaccone per la situazione di Della Porta, Federica che si fa perdonare e manda l'Academy a vincere il secondo set 1-1. Antonio, che set abbiamo visto questa volta? Questa volta l'Academy è riuscita a limitare i danni della battuta dell'Inter Serinese, quindi è riuscita a portarsi in vantaggio anche nella parte finale del set, a non farsi rimontare. Sicuramente hanno migliorato molto in ricezione e in difesa, e l'Inter Serinese ha commesso qualche errore di più, forse sentivano la pressione di aver vinto il primo set magari e si sono lasciati un po' andare commettendo degli errori in più. Vedremo cosa accadrà nel terzo set, per il momento il parziale è Academy Red Cesinali 1, Inter Serinese 1, è una bella partita, una partita equilibrata, ci fermiamo tra pochissimo. Ben ritrovati amici di Prima TV, sempre dal palazzetto dello sport Italo Picciocchi di Baiano per le Final Four Irpinia Sannio Under 18 femminili di volley. La prima semifinale tra Academy Red Cesinali e Inter Serinese. Siamo sull'1-1, una bella partita, Antonio De Mattia.
questo terzo set forse potremo capire qualcosina in più sui reali valori delle due squadre. Sì, potremmo apprezzare sicuramente una continuazione di una bellissima partita come è stata nei primi due set. Speriamo magari che forse l'Academy si sia un po' scrollata addosso, forse la pressione. Forse anche per l'etichetta di favorita, insomma, ha giocato un brutto scherzo alle ragazze di coach Amodeo. Vedremo. Tutto pronto per cominciare questo terzo set sul punto di battuta per l'Inter Senese Coluccino Antonia. Della Puzzo in bagher, dall'altra parte Izzo, l'alzata è proprio di Coluccino per la schiacciata vincente, sì, vincente da parte di Michele Amato. Della Porta ci aveva messo la mano, ma la palla è finita comunque giù. 1-0, parte bene l'Inter Serenese, sempre Coluccino Antonia con la mano destra. Melillo, Cataldo, Della Puzzo, buona la difesa. Era buona la difesa di Buonocore, ma Coluccino non riuscirà a indirizzare la palla verso il campo dell'Academy. 1-1, avvio equilibrato tra le due compagini. Della Porta Federica sul punto di battuta adesso per l'Academy Red di Cesinali, battuta in salto, battuta buona. Buonocore a ricevere, per alzata per Mariconda, tocca il muro, adesso il pallonetto, grandissimo il salvataggio di Mariconda. Adesso Buonocore a mandare dall'altra parte, attenzione Cataldo, alza per Della Puzzo, tocca il muro, si salva ancora in testa Rinese e riesce a mandare dall'altra parte Mariconda, l'altra di Cataldo, bella schiacciata da parte di Picariello Martina. Antonio, questa schiacciata potenza, precisione, c'è stato tutto. Sembra di aver raggiunto l'intesa ideale tra palleggiatrice e attaccante, quindi è riuscita ad indirizzare la palla in zona 5 con molta forza, direi. C'è da dire che Picariello, Melillo e la stessa Della Porta schiacciano molto forte, insomma è difficile riuscire a prevedere le traiettorie delle schiacciatrici dell'Academy. Intanto il punto però viene realizzato dall'Inter Serinese, che si porta sul 2-2. Capitan Mariconda la battuta, taddio, alzate per Della Puzzo che con il bagher evita guai, l'alzata adesso di Coluccino per la schiacciata di Buonocore, grandissimo il muro dell'Academy che evita il punto all'Inter Serinese. Adesso il pallonetto ancora Della Puzzo, Cataldo alza per Della Porta, Izzo, un miracolo. Poi Buonocore, azione prolungata, vediamo adesso l'attacco dell'Academy con Picariello che graffia la palla. Adesso diventa difficile difendere per la squadra dell'Inter Serinese Volley, perché il numero 5 prima aveva indirizzato la palla forte in posto 5, adesso un pallonetto vedendo le ragazze allungate in difesa. 3-2 per l'Academy, adesso è Buonocore che schiaccia, mette in difficoltà Della Puzzo che salva tutto, ma il punto è per l'Inter Serinese, doppio tocco da parte di Melillo Vivian. Esce intanto il libero dell'Inter Serinese Izzo per far posto nuovamente a Mariconda Maria Pia. L'Academy con Picariello che fa punto. Si scontrano Iannone e Mariconda Carmen. Punto per l'Academy, 4-3. Avvio equilibrato comunque tra le due squadre. Picariello Martina, numero 5. Battuta buona. Mariconda. Poi Buonocore riesce a schiacciare la seconda linea. Attenzione alzata per Melillo Vivian. Grandissimo il muro di Mariconda, adesso schiaccia Buonocore, si salva ancora l'Academy. Attenzione a Melillo con la mano destra, la difesa da parte dell'Inter Senese, l'alzata per Buonocore, ma c'è un doppio tocco e c'è anche il punto per l'Academy che stacca i due punti l'Inter Serinese. Sembra che l'Academy, Antonio, abbia acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Sì, adesso come dicevamo prima il numero 5 è riuscito a trovare una buona intesa con la palleggiatrice, quindi però sbaglia la battuta, purtroppo sì, purtroppo per loro sì, ed è
questo certamente non aiuta una squadra a trovare ritmo e continuità. È proprio quello che sta mancando all'Accademia, il ritmo e la continuità nel gioco. Uscito al numero 5 Picariello, è entrato il libero Taddio Chiara con il numero 15, proprio Taddio che va a ricevere bene la sala di Cataldo per Della Puzza, anzi no, era Melillo. Grande schiacciato e grande difesa da parte dell'Interserinese. Attenzione adesso a Merillo, alzare di Cataldo ancora per Melillo. E beh, che dire su questa schiacciata? Si ripete il leitmotiv dei primi due set, grandissimi attacchi, difese importanti e poi alla fine però ci pensa lei al numero 23, il campionato. Togliere le castagne dal fuoco. Attenzione adesso all'Interserinese, che trova un punto piuttosto facile, il punto del 6-5 in comprensione in casa Academy. Adesso è buono Core che va a battere, cerca la concentrazione giusta, la battuta è buona. Taddio, alzata di Cataldo per la schiacciata di Della Porta. Interserinese c'è Maricon dall'altra parte, Della Puzzo, ancora Cataldo che ha alzato un'infinità di pallone e poi sbaglia la schiacciata Della Porta. Federica che ha come dei momenti di appannamento. Più che di appannamento ha bisogno di una palla più alta come la prima. La prima era riuscita a metterla, a scacciarla e indirizzarla in posto 1, la seconda era più bassa e veloce. Lei fa fatica su queste palle a trovare il tempo giusto, fa fatica a muovere le lunghe leve e quindi è andata a finire in rete e ha commesso un errore. Tanto Buonocore sbaglia la battuta, regala un punto all'Academy Red di Cesenali, 7-6 il punteggio per l'Academy. Adesso è Viva Melillo a battere in salto, riceve molto bene Iannone, però c'è un doppio tocco in alzata e quindi il punto è per l'Academy. L'incitamento però è sempre forte da parte dell'Interserinese, Interserinese che dimostra di essere una squadra vera, un vero gruppo, anche nel modo in cui difende. 8-6, sempre 1-1 il parziale per quanto riguarda i set. Attenzione adesso a Mariconda che sbaglia la ricezione, però l'Interserinese si salva. Attenzione adesso Melillo, Cataldo alza per Della Porta che la inchioda, buca le mani a Iannone che c'è da dire era leggermente fuori posizione, aveva le spalle rivolte verso l'esterno del campo e quindi la palla è schizzata via. Non sfugge niente all'occhio vigile di Antonio De Mattia. Sono qui per questo, direi, vero Pellegrino? Direi proprio di sì. Seguiamo la battuta di Melillo. Attenzione alla schiacciata. Cataldo si difende come può. Una palla a metà mesa Della Porta che mette in difficoltà le sue compagne. Chiede calma coach Amodeo. Insomma, alcuni punti si potevano tranquillamente evitare. Adesso qui Della Porta in bagger. Ha provato un'alzata che però... non era, era una via di mezzo, un'alzata e una spazzata. È molto imprecisione da parte dell'Academy e non va bene no. Per coach Amodeo. Alzare di Cataldo, la schiacciata di Della Puzzo, si pestano un po' i piedi in casa Interserinese, però Interserinese riesce a trovare anche il punto importantissimo, quello del 9-8, quindi insomma terzo set equilibrato. Vediamo, sì, come negli altri due set, però adesso l'Academy a metà prova a scappare via. Della Porta dall'altra parte. Attenzione all'alzata per Iannone, prova il pallonetto. L'Academy non ci casca e poi Della Porta. C'è, però... ancora una volta c'è stata un'alzata imprecisa da parte della palleggiatrice. Purtroppo abbiamo già visto che su questo tipo di palle ha tantissime difficoltà. Schiacciata in rete, sì, schiacciata in rete da parte di Della Porta. Mamma mia, un missile qui da parte di Mariconda. Battuta super efficace da parte di Mariconda. Maria Pia, tesa, forte, violenta. Ebbene, qui è difficile gestirla. È molto difficile, bisogna in questi casi solo... cercare di aggiustare la palla, aggiustare la ricezione, alzarla in campo e permettere al palleggiatore poi di palleggiare in modo agevole, non è facile. Sorpasso Interserinese 10-9 per le ragazze di coach Fabio De Luca.
Intanto c'è il time out, c'è chi approfitta per abbeverarsi, chi per schiarirsi un po' le idee, chi per riposare le gambe, insomma. Antonio, è una partita molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo, perché lo abbiamo sottolineato più volte, ma insomma una Final Four, ci arrivi con tanta tensione, con tanta voglia di fare bene e soprattutto con la voglia di non sbagliare, perché sai di non poterlo fare. Sì, e soprattutto sul lato emotivo, quello che genera maggiore tensione, che è molto dispendioso, più a volte anche più di quello fisico, perché ti consuma e non ti consenti di fare quello che riesci a fare di solito al meglio. Intanto c'è un errore in battuta da parte di Maria Pia Mariconda, che lascia il campo a favore del numero 42, il libero Izzo Flora. Sì, è sempre molto delicato entrare in battuta dopo un time out, dopo un'interruzione di gioco. Questi sono i risultati, e quindi adesso l'intersterinese con Mariconda che non sbaglia una schiacciata. Attenzione all'alzata per Della Puzzo, ma c'è un doppio tocco. Questo è molto più evidente di quelli che erano stati chiamati in precedenza, e quindi ha fatto bene in questo caso l'arbitro a ravvisare il doppio tocco. 10 per l'Academy, 11 per l'Interserenese nel corso di questo terzo set molto molto equilibrato, lo dice il risultato. Coluccino in battuta, Melillo, Cataldo, Della Puzzo, Izzo in difesa, poi Mariconda, Carmen alza per il bagger dall'altra parte, che l'Academy difende, poi va la schiacciata della porta, trova il muro, trova la rete, trova anche il punto. Ancora un errore da parte di posizionamento a muro della 18, non riesce a chiudere bene con la spalla sinistra, di invadere il campo, ed è lì proprio che si insacca la palla e quindi il punto per l'Academy. 11 pari, l'Interserinese che adesso però può attaccare. Izzo in bagger, l'alzata adesso di Cataldo per il primo tempo micidiale da parte di Picariello Martina. Abbiamo visto, sa essere letale in questo tipo di giocata. Hanno trovato l'intesa, sì, hanno trovato l'intesa con la trappa reggitrice attaccante, e quindi poi la fisicità per il resto è riuscita a fare punto. Della Porta, Interserinese però si difende, attenzione al muro di Picariello, Taddio con il pugno della Puzzo, attenzione all'alzata per Mariconda. Ottima la difesa qui di Della Porta, che sembra essersi un po' ripresa dopo qualche erroraccio. Adesso l'errore lo commette anche Picariello Martina, schiacciando però mandando la palla fuori. 12-12 in questo terzo set. Della Puzzo, la sala di Cataldo, commette fallo però, doppio tocco. Le palleggiatrici incappano spesso, Antonio, in questo tipo di errore, in questo fallo, in questo doppio tocco, che penalizza poi la squadra, perché anche un punto fa la differenza. Si vediamo adesso come alzerà. Ha alzato bene, quindi. Però è l'Interserinese che attacca e si difende bene l'Academy. Adesso Picariello, alzate per Buonocore che va direttamente in rete. 13 pari. Nell'una nell'altra squadra riescono a scappar via in questo terzo set. Della Puzzo, Mariconda, poi l'alzata di Coluccino per Iannone, l'alzata qui di Cataldo per il pallonetto vincente di Picariello, che ha trovato sì Iannone, ma Iannone non è riuscita di indirizzare la palla verso la sua compagna, la palla ferma della rete, quindi il punto è per l'Academy, che si porta sul 14-13. Sempre Della Puzzo alla battuta con il salto potente, precisa, attenzione al pallonetto. L'Academy ci ha provato a salvarsi, ma una palla da sotto sappiamo che non si può fare, quindi il punto è per l'Interserinese. Sì, è stato fischiato un fallo di palla accompagnata, è stato un gesto in difesa da parte della giocatrice dell'Academy di accompagnare la palla da sotto, quindi è stato fischiato prontamente il fallo. E sta ancora una battuta molto insidiosa da parte dell'Interserinese. Vediamo che va all'attacco con Buonocore. Ma l'Academy non molla, attenzione ancora Buonocore, il muro, bravissima qui da Dio. E c'è il punto per l'Interserinese.
l'arbitro Pellegrino l'ha chiamata fuori, anche se forse qualche dubbio c'era, però il punto per l'Inter Salinese che supera nuovamente l'Academy 15-14. La sensazione è sempre che l'Academy abbia tanta potenza, tanta forza da mettere in atto, però a volte c'è l'imprecisione a farla da padrone. Però intanto seguiamo l'Inter Salinese con un buon cuore, la schiacciata riceve Taddio e poi un altro fallo, un altro doppio tocco da parte dell'Academy. ...16-14... per l'Inter Salinese. Palla che si impenna, Cataldo per Picariello, ottima la difesa qui dell'Inter Salinese con l'aiuto anche del muro da parte di Bonacore che manda all'altra parte, attenzione della porta, l'altra di Cataldo per Picariello che alterna delle ottime giocate come questa a qualche errore, ma questo non era un punto facile da fare. È stata un'azione molto combattuta e lei ha visto in zona 2 dello spazio per il pallonetto, la palla non era precisissima e ha deciso di piazzare. Non è precisa neanche la battuta. 15-17. Possiamo dire quello era un punto alla De Mattia. Vabbè, di punti ne faccio pochi, quindi battuta l'Inter Salinese. Beh, l'importante è che non li faccia fare agli altri. Beh, questo era il problema. Per limitare i danni. Intanto c'è una schiacciata fuori da parte della numero 11. Buonocore. 16-17 per l'Inter Salinese. Bella partita. Attenzione a Bonocore, Della Puzzo dice no, la schiacciata di Viva Melillo, c'è la buona difesa, ancora Bonocore, Melillo la tocca, la sporca, poi Della Puzzo l'alza ancora per Melillo che col bagger salva l'Academy. Attenzione adesso che imbastisce la zona d'attacco l'Inter Salinese con Mariconda Maria Pia in un primo tempo che non ha lasciato scampo all'Academy. È stata una bellissima azione anche questa e cioè prontamente il tema 8 parte l'Academy che è sotto i due punti adesso, 18-16. Il mister durante il time out credo che stia richiamando le ragazze ad avere maggiore attenzione soprattutto in fase di palle che passano sotto nelle vicinanze della rete. E beh, c'è da cambiare registro per l'Academy perché l'Inter Salinese rischia di scappare via e poi son guai. Time out qui al palazzetto Italo Picciocchi di Baiano per queste Final Four. Il Pignassagno Under 18 femminile, questa è la prima semifinale, l'altra andrà poi in scena più tardi tra Primavera Baiano e Castel San Giorgio. Si riparte. Buonocore, alzare di Cataldo per la schiacciata di Della Porta, salvata da Mariconda, si è salvata l'Inter Salinese. Attenzione adesso Cataldo per la schiacciata che finisce fuori però da parte di Gaia Rapa. 19-16, più 3 per l'Inter Salinese che rischia di scappare via. Esce intanto adesso la palleggiatrice Roberta Cataldo con il numero 11, entra con il numero 8 Iannaccone Fabiana. Questa è la scelta di coach Domenico Amodeo. Sul punto di battuta dall'altra parte c'è Buonocore, la palla finisce fuori, sì, era chiara questa. Faccio bene a rimarcarlo, magari ti era sfuggita la palla, no? Invece eri attentissimo anche tu. Eh sì, ogni tanto. Punto per l'Academy Red Cesinali, batte Vivian Melillo. Alzate per adesso Mariconda, molto molto bene Taddio. La schiacciata dall'altra parte di Della Porta, Valentina Serinese adesso commette fallo con un doppio tocco da parte di Coluccino.
18-19 per l'Inter Serinese Volley. Vivian Melillo sulla battuta potente, ma non ha regalato il punto. Attenzione adesso, però il punto lo ottiene Rapagaia con una schiacciata sulla quale Mariconda Maria Pia non ha potuto fare molto, ha fatto muro, ma la palla è caduta comunque nel proprio campo e quindi il 19 pari. L'Academy si rimette in careggiata dopo il time out. C'è un altro time out chiamato questa volta da Fabio De Luca dell'Inter Serinese. Antonio, questo è il set assolutamente più equilibrato. Sì, sì. Adesso vediamo che il 23, il capitano dell'Academy, una ragazza più tecnica direi tra le sue compagne, sta mettendo in difficoltà la ricezione dell'Inter Serinese con delle buone battute, sta in salto flot. Una giocatrice molto importante per l'Academy ed è quella che fino adesso sta giocando meglio, sta avendo la migliore prestazione tra le sue compagne. Però Antonio, la sensazione è che le ragazze dell'Inter Serinese siano molto più cariche o che si diano molto di più la carica tra di loro rispetto all'Academy, che forse sta soffrendo il fatto di non dominare la partita. Sì, hai detto bene Pellegrino, perché è proprio questa la differenza tra le due squadre. Punto dell'Inter Serinese. Con una bella schiacciata che ha regalato il 20-19. Intanto c'è un cambio, entra Feola Margherita, esce Maria Pia Mariconda. Vediamo che forse c'è qualche problemino fisico per Rapagaia. Quando si va a muro, che magari mettendo male la mano può succedere quello che è successo adesso alla giocatrice numero 9. Ci chiediamo sempre se in quelle bombolette ci sia dello spray miracoloso, perché a volte anche nel calcio i giocatori rientrano in campo come se nulla fosse accaduto. Intanto torniamo nel match. L'attacco di Della Porta, l'ottima difesa da parte di Buonocore, che poi in bagher va a spedire il pallone al mittente. Attenzione, adesso l'alzata per Della Porta che schiaccia in rete. Non è la prima volta, Antonio, anche in questo caso forse è stata l'alzata era un po' corta e bassa, ha avuto difficoltà, non riesce a velocizzare il movimento dell'attacco e quindi ha buttato la palla in rete. 21-19 per l'Inter Serinese. La battuta di Feola troppo lunga, entra intanto Picariello, esce di nuovo il libero Taddio nell'Academy, entra il libero Izzo nell'Inter Serinese, esce col numero 26 Feola Margherita. Gaia Rapa, Buonocore, alzare adesso di Coluccino, doppio tocco. In questo caso è stato molto formale, eccessivo direi la chiamata dell'arbitro, a me non sembrava francamente doppio, però. Signor Picariello ha deciso così. 21 pari, pallonetto adesso di Annone, attenzione però adesso a Picariello che con il pallonetto ha cercato di far male all'Inter Serinese, ma c'è il muro dell'Academy e l'Inter Serinese trova un punto fortuito ma bello, però, perché c'è stato l'ottimo muro dell'Academy e poi con un'apertura bassa da parte dell'Inter Serinese Volley, che in qualche modo ha rimandato la palla di là, l'arbitro l'ha vista buona e quindi ci è sembrata buona francamente anche dalla nostra postazione. 22-21 per l'Inter Serinese, la battuta di Coluccino che è buona. Ace, la battezzata fuori Taddio. Non è il primo ace che subisce l'Academy su questa rotazione e soprattutto quando si trova libero con il 23 vicino in zona di conflitto. Devono aggiustare qualcosa in questa rotazione. Taddio questa volta riceve bene. Alzata, doppio tocco di Picariello. Tantissimi doppi tocchi, Antonio. Fa parte un po' della mancanza di concentrazione o anche un po' della stanchezza a questo punto della partita. 24-21, set point per l'Inter Serinese. In battuta c'è il 23 dell'Inter Serinese. Vediamo, ottima battuta ancora una volta. La schiacciata di Della Puzzo. Non riesce a salvarsi l'Inter Serinese. 24-22 è il primo set point per l'Inter Serinese, va via
c'è un time out però, chiamato da coach De Luca. Interdette anche le ragazze, non si aspettano il time out. Beh, per ritornare alla tua questione, può essere un insieme di entrambe le cose, sia un po' di stanchezza, la tensione, ed è comunque complicato tutto per le ragazze adesso spingere, essere precise, quindi forse la voglia di essere troppo precise le costringe a spingere il pallone e c'è l'errore. Però c'è la possibilità di portarsi sul 2-1 per l'Inter serinese contro i pronostici iniziali, ma si sa, i pronostici sono fatti per essere poi ribaltati. Sì. Ecco, eri a conoscenza anche tu di questo detto. E va bene così, adesso non può sbagliare Della Porta Federica per l'Academy sul punto di battuta. Pubblico delle grandi occasioni qui al palazzetto Picciocchi di Baiano. Tutto pronto, si può ricominciare. Della Porta, la battuta è buona, adesso tocca all'Inter serinese attaccare, ma il punto lo conquista l'Academy. Non ha saputo gestire l'Inter serinese questo attacco. 24-23, altro set point sciupato da parte dell'Inter serinese. Attenzione, c'è un punto per l'Academy. È stato chiamato un fallo di rotazione, vediamo per quale motivo, tra la 18 e la 41 evidentemente. È ingenuo qui l'Inter serinese, ha sciupato ben 3 set point. Sono momenti delicati questi, quelli finali di set, hanno ancora difficoltà con la rotazione, vediamo cosa succederà. 24 pari Della Porta Federica sul punto di battuta, c'è un ace, 25-24, e adesso il set point ce l'ha l'Academy. Giustamente, anche in modo abbastanza furbo, il 24 chiama rotazione per spezzare un po' il ritmo alla battuta, vediamo se si otterrà ciò che si prefigge, questo piccolo trucchetto che spesso utilizziamo quando siamo in difficoltà. Io no, perché giocando poco non posso utilizzarlo. Però è troppo modesto Antonio De Mattia. Allora adesso siamo sul 25-24, il set point è per l'Academy, è uscita Coluccino tra le file dell'Inter serinese. Vediamo come si gioca questo set point. Della Porta riceve male l'Inter serinese e il set incredibilmente è dell'Academy. Red Cessinali 26-24, Antonio 2-1, non ce lo aspettavamo, sembrava che l'Inter serinese avesse praticamente chiuso i giochi con 3 set point, ma la pallavolo, diciamo, del primo set è anche questa. Sì, e poi tra l'altro in battuta, dove sei fondamentale, utilizzato dall'Inter serinese per la rimonta del primo set, questa volta chi di battuta perisce, di battuta perisce, c'è da dire. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra pochissimo ritorneremo qui dal palazzetto dello sport Italo Picciocchi di Baiano per assistere al quarto set di questa prima semifinale tra Inter serinese e Academy Red Cesinali. Academy Red Cesinali che conduce per 2-1, a tra poco. Si riparte, amici sportivi di Prima TV, qui dal palazzetto Italo Picciocchi di Baiano per la prima semifinale delle Final Four Irpinia-Sannio Under 18 femminile tra Academy Red Cesinali e Inter Serinese. Il punteggio è di 2-1 per l'Academy Red Cesinali, che ha vinto il terzo set in maniera incredibile, Antonio, ribaltando 3 set point all'Inter Serinese e vincendo un set importantissimo per nell'economia del match. Al photo finish si potrebbero fare anche delle metafore con l'ippica, però per rispetto a te non le facciamo, visto quello che è accaduto ieri sera in Champions. Beh, sicuramente il volley è tutt'altra cosa, quindi seguiamolo. C'è un fallo. C'è un punto per l'Inter serinese. Che ha cominciato così, ha inaugurato così il quarto set con il vantaggio
Attenzione, la schiacciata, il muro, si salva l'Academy, tocco delizioso di Via Melillo, pallonetto vincente 1-1. Ma più del pallonetto è stata grandissima la difesa su una palla toccata a muro, è riuscita ad alzarla con precisione per la palleggiatrice e poi il pallonetto vincente. 1-1 quindi, adesso l'Interserinese che attacca con buono cuore. Picariello in difesa e poi Melillo, la scacciata è potente. Muro, sì, c'è stato un tocco a muro, è abbastanza evidente. Quindi il punto è per l'Academy. Potente la schiacciata di Viva Melillo e il muro però ha indirizzato la palla fuori, quindi il punto va all'Academy Red di Cesinali che adesso batte con Picariello, salva Buonocore, Iannone in bagher dall'altra parte e non riesce poi Cataldo a tenere viva l'azione. Rientra Taddio, esce di nuovo Picariello nell'Academy. 2-1, 2-2 il parziale. Iannone in battuta, riceve della Puzzo all'altra di Cataldo e il muro di Maricondo a Maria Pia a punire la superficialità, possiamo dirlo questa volta, dell'Academy. 3-2 per l'Interserinese. Iannone, la rete respinge la battuta, quindi 3-3. Un avvio molto veloce di questo quarto set, siamo già sul 3-3. Intanto a bordo campo ci sono anche le altre due squadre che si dovranno affrontare dopo, le altre due semifinaliste, ovvero Castel San Giorgio e Primavera Baiano. Primavera Baiano detentrice del titolo Under 18, avendolo vinto l'anno scorso, con le Final Four che si sono giocate ad Avellino. 4-3 intanto per l'Inter Serenese, Cataldo a battere. Alzata per Buonocore che non schiaccia ma va in bagher. Attenzione della Puzzo, Cataldo della porta salva l'Academy. Attenzione adesso all'alzata per la schiacciata di Buonocore, tocca il muro, Taddio, un miracolo! E poi la schiacciata di Melillo. Peccato perché era stata una bellissima difesa a parte libera dell'Academy. Ha provato a rischiare piazzando la palla in attacco, numero 23, fondo campo. Uscita davvero di pochissimo. Bella bella la difesa dell'Academy, purtroppo il risultato, purtroppo per l'Academy il risultato non è arrivato. Intanto questo è un ace da parte di Amato Michela col numero 41, ancora una volta battezzata fuori la palla da parte dell'Academy, non è stato così. 5-4 per l'Interserinese in questo quarto set, ricordiamo che siamo 2-1 per l'Academy nell'economia dei set ovviamente. E adesso la battuta potente di Amato e adesso invece la schiacciata potente di Melillo che però finisce fuori. Dovrebbe dosare un po' di più forse la potenza Melillo. In questo caso era una palla giocata da parte del palleggiatrice in bagher all'indietro, si è trovata forse un po' troppo sotto la palla, non riusciva a scaricare la potenza ed è andata lunga a fondo campo. Peccato perché davvero è stato un bellissimo gesto tecnico, di solito lei in attacco fa davvero molto bene, quindi è raro vederla sbagliare. E infatti Viva Melillo catechizzata in questo momento da coach Amodeo che prova a dare indicazioni utili alle proprie ragazze. Siamo 6-4 per l'Interserinese che è partita forte in questo quarto set. L'Academy avrebbe l'opportunità di chiudere la partita vincendolo questo set, ma dovrà fare i conti con la tenacia dell'Interserinese che ha già dimostrato di non mollare mai di un centimetro. Vedremo come andrà a finire. Intanto squadre di nuovo in campo, sul punto di battuta c'è Amato Michela per l'Interserinese con il numero 41, andrà con la mano destra in salto e la battuta è buona, anche la ricezione di Taddio, la strada di Cataldo per Della Porta, una sventagliata qui di Della Porta, non è riuscita a trattenere Buonocore e Della Porta si è ripresa adesso. Sì, si è ripresa, l'atteggiamento però sembra sempre un po' lo stesso, un po' preoccupata, spenta, forse sente ancora la pressione. Battuta di Melillo, Vivian che sfiora l'ace, grandissimo il salvataggio da parte dell'altro capitano Maricondo. Adesso però è l'Academy che va ad attaccare ancora con Della Porta,
in qualche modo l'Inter Serinese. Buonocore in bagher, Melillo, l'alzata di Cataldo, l'ennesima per la schiacciata di Della Puzzo, che trova un varco. Immobili le ragazze dell'Inter Serinese, Antonio. Chiedeva un fallo. Stanno lamentando i due allenatori, c'era un... Chiedeva un fallo Fabio De Luca, il coach dell'Inter Serinese. Attenzione sulla sala di Cataldo per Della Puzzo. Questa volta la società potente, però si infrange nella rete. 7-6 per l'Inter Serinese, che riesce comunque a tenere il parziale dalla propria parte. Buonocore non precisissima Della Puzzo, che mette in difficoltà Melillo, riesce a salvarsi però della porta in qualche modo, e adesso va la schiacciata, c'è il muro da parte dell'Academy. Attenzione Della Puzzo con il pugno. Colcino l'alza per il pallonetto di Mariconda, ancora Della Puzzo. Colcino, doppio tocco, il fallo appunto per l'Academy, 7-7. Sembrato un po' fiscale in questo caso l'arbitro, era difficile vedere una doppia in questo troppo caso. Fiscale secondo te il signor Picariello, mi sembra di capire, Antonio, non sei... non bisogna mai criticare gli arbitri, anche perché poi hanno quasi sempre ragione, diciamo, vero? Direi di sì, sono anche posizionati molto meglio di noi. Attenzione per l'Inter Serinese che attacca. Troppo violenta la difesa di Rapagaia, che lascia adesso il campo a taddio, il libero dell'Academy. 7-8 per l'Inter Serinese, che nonostante tutto riesce sempre ad essere un passo avanti dal punto di vista del risultato rispetto alle avversarie. Maria Pia Mariconda a battere, e trova l'ace anche con l'aiuto della rete. Vivian Melillo non è riuscita a ricevere la rete, ha rallentato un po' la traiettoria della palla, quindi il punto è per l'Inter Serinese, 9-7. Della Puzzo, Picariello per Della Puzzo, che va anche alla schiacciata. Buonocore fa buona guardia e poi c'è il punto per l'Inter Serinese, un fallo di invasione. Antonio, ci puoi confermare? Sì, invasione, anche le due giocatrici sottori che si parlano non riescono ad attribuire il fallo all'uno o all'altro, e quindi... Avrà visto qualcosa il signor Sabatino Picariello, l'arbitro di questa prima semifinale. Adesso il punto è per l'Academy, per una battuta troppo lunga da parte di Maria Pia Mariconda. Entra il secondo libero dell'Inter Serinese, Cione Angelica con il numero 32. Ed è proprio lei che va ad alzare questa palla per Mariconda, che in bagher la manda dall'altra parte, non se la sente di schiacciare. Schiaccia invece Picariello nel suo primo tempo quasi sempre micidiale. Adesso Mariconda la schiacciata, alzata per Della Puzzo, palla fuori. 11-8 più 3 per l'Inter Serinese. Antonio, ci aspettavamo forse un'Academy più concreta in questo quarto set, insomma, con la consapevolezza di aver vinto il terzo, invece il Inter Serinese non molla. Purtroppo continua ad avere qualche problema in attacco e quindi fanno errori diretti, questo non li aiuta. Adesso questo non è un errore da parte di Picariello Martina col numero 5, e invece una gran bella schiacciata che regala un gran bel punto all'Academy. 11-9 per l'Inter Serinese. Melillo, Cione sbaglia la ricezione, 11-10, si rifà sotto l'Academy. Melillo, buonocore per l'alzata di Coluccino, tocca il muro dell'Academy,
e fa buona guardia. Adesso Melillo, ma è bravissima Buonocore, schiacciata e Taddio dice no. Attenzione adesso a Picariello, è arrivata troppo, era troppo indietro rispetto alla palla, ci è sembrato, è riuscito comunque a toccare di quel che bastava. Ancora Picariello, a mano aperta, trova un punto che poi con la forza della disperazione l'Academy adesso, mentre vediamo sfilare anche le ragazze del Castel San Giorgio nei pressi degli spogliatoi, che vanno adesso a dirigersi tra il pubblico per studiare anche un po' magari, no Antonio, le altre due squadre. C'è il punto, la schiacciata da parte di Melillo, no, è sempre un po', è sempre giusto andare a scrutare i segreti delle altre avversarie, soprattutto quando c'è la possibilità. Intanto c'è un time out chiamato dal tecnico dell'Academy. Credo che stiano gestendo la fase di muro e di difesa in questo caso tra il centrale numero 5 e la palla giudice. Forse l'indicazione è quella di non andare a muro, di raddoppiare. È arrivata anche l'acqua, sì, intanto, anche l'acqua, e ringraziamo, certo. Ringraziamo Stefano Lippiello. È l'evento fondamentale per permetterci di continuare questa, di continuare nella nostra telecronaca anche dispendiosa dal punto di vista vocale, ma grazie ovviamente alle due squadre che stanno giocando molto molto bene. Sta per arrivare i rinforzi d'acqua, vedo. Sì, ne arrivano anche altre. No, questa volta per le giocatrici. Si riprende. Torniamo in telecronaca. 12-11 per l'Academy Red Cesinali. Della Puzzo sul punto di battuta. Mariconda alzata adesso per la schiacciata che non va appunto. Ancora però l'intersegnese può attaccare, il punto, il muro, è invasione, l'ha vista subito. Sì, l'abbiamo vista subito, stavo guardando proprio quello, perché la palla era molto attaccata, è un movimento che di solito si fa in attacco quando in questi casi si rischia di andare di là con la gamba destra, col piede destro. 13-11 per l'Academy, che ha rimesso la freccia. Il Tesserinese però attacca e trova il punto con il muro di Picariello che finisce fuori. 13-12 e quindi è solo uno il punto di distacco tra le due compagini in campo. La battuta adesso è di capitana Mariconda. Attenzione al muro di Giannone. Coluccino alza per Buonocore con il pugno come può. Alzate di Cataldo per Melillo, il muro, ancora Melillo che però manda direttamente in rete. L'ottimo muro da parte di Giannone Ursula. Antonio, una sola giocatrice a muro da parte dell'intersalinese, però spesso è efficace. L'abbiamo tra virgolette sottolineato in maniera negativa forse questa scelta del coach De Luca, però sta pagando. Sono scelte che si fanno, dipende dalle circostanze, dagli schemi di gioco, poi anche dalle capacità di ogni giocatrice. In questo caso arriva il punto per anche il muro ad uno ad essere molto efficaci, quindi è una soluzione che sta pagando e quindi continua così l'Inter Serenese, che si è riportata a ridosso dell'Academy. 14-13 il punteggio in questo quarto set. Ricordiamo che l'Academy Red di Cesinali è in vantaggio nell'economia dei set con il punteggio di 2-1, mentre in questo quarto set siamo 14-13, lo ribadiamo, per l'Academy. Il Terzerinese si difende, prova anche ad attaccare trovando, no, out, è fuori. Sembrava, ci ha ingannato la traiettoria da questo, la nostra postazione sembrava la palla fosse buona, invece no, il punto è per l'Academy. 15-13 il parziale. In battuta è sempre Martina Picariello, battuta che non crea problema all'intersenese che va adesso al contrattacco. C'è il muro di Melillo e di Rapa, efficace. Attenzione adesso ancora l'intersenese va all'attacco, bravissima ancora Rapa Gaia che sotto rete si sa far rispettare. E come Della Puzzo, e poi la schiacciata, ma ancora Della Porta non finisce più questa azione, finisce adesso col punto all'Inter Serenese per una palla accompagnata. Rientra il libero d'addio Antonio. 15-14, un'azione molto prolungata,
però alla fine ha avuto la meglio l'Inter Serinese. Sì, in questo caso attendiamo, vediamo la battuta, che di solito porta vantaggio l'Inter Serinese numero 18. Iannone, Taddio ha ricevuto molto bene. E adesso vediamo cosa succede. Questa schiacciata, c'è un grandissimo muro di Rapa Gaia su una grande schiacciata di Maria Pia Mariconda. Due grandi giocate, chi in attacco, chi in difesa, però ad avere la meglio è stata l'Inter Serinese. No, l'Academy, chiedo scusa. L'Academy Red del Cesinali con il muro di Rapa Gaia. Adesso la battuta violenta di Cataldo, che va a punto, 17-14 per l'Academy, che sente, Antonio, già il profumo della vittoria di questa semifinale. Ci possiamo sbilanciare? Aspettare ancora un po', perché come abbiamo visto prima, il set sono tutti set molto tirati e poi ci sono state anche delle rimonte, quindi direi che bisogna ancora aspettare. Time out chiamato da coach Amodeo Domenico dell'Academy. Squadre nuovamente in campo sul 17-14 per l'Academy Red di Cesinali. Cataldo in battuta. La battuta è buona, quasi non realizza un ace, invece sì, 18-14. Sale però l'incitamento da parte di Villari, numero 21 dell'Inter Serinese, che prova a scuotere le proprie compagne. 18-14, ma non è ancora finita, lo ricordiamo, l'Inter Serinese ha dimostrato un gran cuore, soprattutto una grande tenacia. Attenzione alla pagaia, l'alzata di Villari per la schiacciata di Buonocore, bravissima da Dio in difesa con l'alzata verso della porta, ma c'è il doppio tocco e quindi c'è il punto per l'Inter Serinese, che adesso andrà a battere con Amato Michela. Attenzione, c'è qualche incomprensione. C'è stato un richiamo da parte dell'arbitro, sì, Picariello. È un cartellino giallo per il secondo allenatore, che in questo caso si sta difendendo. Dice di non aver parlato, non sembrava che stesse dicendo nulla, però. Avrà visto qualcosa. Sembra chiarita adesso la situazione, insomma, comunque si va avanti. Melillo. Attenzione a Buonocore, che trova il punto del 18-16. Un'ottima schiacciata, il tocco del muro. Palla però a terra, alla fine è ciò che conta. Sale un po' la tensione a questo punto della partita, Antonio. Certo, sono momenti decisivi sia per l'una che per l'altra squadra. Questa cosa l'Academy può... Ace di Amato Michela, che con la sua battuta sta mettendo in netta difficoltà l'Academy. 18-17. E attenzione, perché l'Inter Serinese ci ha abituato a queste rimonte. Ancora Amato a battere. Solta è potente. Taddio in ricezione, l'alzata di Cataldo. Melillo prova il pallonetto. Fa buona guardia l'Inter Serinese, che respinge dall'altra parte. L'alzata di Cataldo verso la schiacciata di Federica Della Porta, che quando decide che la palla deve cadere a terra, lo fa. Ancora una volta però la palla era molto attaccata, difficoltà da parte di entrambe le palleggiatrici. Stavolta è riuscita però a indirizzare la palla e a schiacciarla con forza verso la zona di 6, che era sguarnita. 19-17 per l'Academy, ma l'Inter Serinese comunque non ne vuol sapere di mollare. Attenzione Rapa Gaia, grandissima difesa da parte di Iannone, cerca anche il punto adesso Buonocore, ma attenzione Cora Della Porta, in qualche modo Mariconda con il pugno. Buonocore, Taddio, l'alzata di Cataldo all'indietro per Della Porta, che
trova il punto tra l'ilarità dell'Inter serinese. C'è stato forse un tocco? Sì, è stata chiamata un'invasione a muro, quindi il punto è per l'Academy. Invasione quindi dell'Inter serinese, 20-17. Sul punto di battuta c'è Vivi Amelillo, il capitano dell'Academy Red Cesinali, e c'è il punto perché fallo di rotazione credo che sia attribuibile alla palleggiatrice. Adesso sta dando le indicazioni al capitano, vediamo cosa si riesce a capire. Ah sì, tra l'opposto e la palleggiatrice, sì. Sta chiamando rotazione, quindi vediamo di capire qualcosa in più. Cercano di spiegarsi. È il capitano Mariconda Carmine che chiede spiegazioni all'arbitro. C'è anche qualcuno tra il pubblico che contesta la decisione arbitrale. Vediamo. Non si riesce a sciogliere il dubbio. Si riprende comunque con la battuta e con il punto per l'Academy. 21-17. Melillo. Mariconda. Buono core, tocca il muro, Taddio molto bene, ancora alzata, doppio fallo. Sì, era abbastanza evidente la doppia. Beh, c'è da dire che Cataldo è incappata spesso in questo fallo, in questo doppio tocco, anche se c'è da dire che ha alzato una mole incredibile, una quantità incredibile di palloni. Tendiamo la battuta, vediamo se la mettendo ancora una volta in difficoltà. Taddio questa volta in ricezione sbaglia e mette in difficoltà Della Puzzo. 21-19 per l'Academy, si rifà sotto l'Inter serinese che non molla, due punti di distacco tra le due squadre. L'Academy ha l'opportunità di, vincendo questo set, di vincere la partita, di andare in finale. Attenzione al pallone di Della Puzzo, non si fa sorprendere l'Inter serinese che adesso va anche all'attacco. Il punto per l'Academy, la palla finisce fuori, 22-19. Sono adesso momenti davvero importantissimi di questa partita, Antonio, sono tre punti che distanziano l'Academy Red Cesinali dalla finale, un'eventuale finale, mentre l'Inter serinese deve sperare di riacciuffare il pareggio per poi andarsi a giocare magari il tie break. Tanto però in battuta ci va l'Academy con Rapagaia. Attenzione adesso il pallonetto Della Puzzo, dice no, alza Cataldo, la schiacciata col muro da parte di Mariconda Maria Pia, poi Cataldo, Amato, l'alzata di Villari per Iannone, alzata di Cataldo per Picariello, il muro dell'Inter serinese adesso va al contrattacco con la schiacciata, però vincente per l'Academy, e sta per entrare anche Harley Zaniol con il numero 10 al posto di Rapagaia. 23-19. Proprio Zaniol, Harley che va alla battuta, buona. Villari che va ad alzare per il tocco che l'Academy riesce però a rispedire dall'altra parte, la buona giocata da parte di Della Puzzo. Attenzione però nella seconda linea, la schiacciata di Iannone della porta Della Puzzo. Attimi concitati della partita per Mariconda, il muro di Picariello che alza adesso per Della Puzzo che va col bagger e non con la schiacciata perché non c'era la possibilità. Attenzione a Villari che alza per Mariconda, il capitano, il muro tocca, ma Melillo non riesce però a salvare l'Academy, ha toccato ma la palla è finita nella rete. 23-20, Antonio. Ancora un cambio, il numero 26 dell'Inter serinese, Feola Margherita. Entra in battuta cercando di mettere in difficoltà la ricezione dell'Academy. La sta sfruttando così mister De Luca, nel senso che Feola Margherita entra sempre quando poi deve andare in battuta per sfruttare magari la sua
traiettoria tesa e violenta. Vediamo adesso Feola Margherita con il numero 26 come si comporta sul punto di battuta. La battuta è buona anche questa volta, della Puzza respinge, mette in difficoltà della porta che però riesce a salvarsi. Il Tesserinese ha ancora un'altra possibilità per attaccare la sala di Villari per Maricondo. Il muro con invasione però da parte di Picariello Martina con il numero 5. 23-21 si rifà sotto l'Interserinese, Antonio. Ancora una volta in battuta, sfruttando la battuta del 26 che è molto insidiosa. Vediamo, attendiamo ancora. Melillo, Cataldo per Della Puzzo. L'Interserinese vuole tenere aperta questa partita. Attenzione però all'Accademia, adesso può andare. Della Puzzo sbaglia, aveva provato già questo colpo in precedenza ed era andata bene. Adesso ha toccato proprio male in palleggio. 23-22, questi sono punti che poi se non sfrutti li paghi. Vediamo ancora una volta in battuta. Attenzione adesso l'alzata per Picariello, mamma mia Antonio, una sassata di Picariello Martina che trova il punto del 24-22, match point per l'Academy Red Cesinali che ha ben due match point. Ed il primo è nelle mani di Della Porta Federica. Vediamo se la sfrutterà. Della Porta e finisce qui. Ace vince l'Academy Red Cesinali 25-22 con il punteggio di 3-1. Adesso Antonio si è guadagnato la finale Cesinali, però comunque complimenti all'Interserinese che non ha mollato. È stata davvero un'ottima prestazione quella dell'Interserinese, ha giocato di squadra, in difesa, in ricezione, ha tenuto per tutto il match, poi alla lunga sono uscite fuori le distanze, alla lunga sono usciti fuori i valori tra le due squadre, molta più fisicità e forza da parte dell'Academy. E forse anche un pizzico di esperienza in più, erano le favorite, l'hanno dimostrato a tratti, hanno giocato ancora un po' contratte fino alla fine e poi sono riusciti a sciogliersi la parte finale del set e a vincere. Vediamo se avremo tra pochissimo ai nostri microfoni il coach Domenico Amodeo dell'Academy Red Volley Cesinali. Vediamo. Stanno facendo adesso la foto di rito, tra pochissimo speriamo di avere il coach ai nostri microfoni per far commentare a lui stesso la vittoria della propria squadra. Coach Domenico Amodeo, una vittoria sofferta, possiamo dire una vittoria sofferta ma meritata alla fine, quando l'Academy ha capito di essere forse più forte. Sì, è stata una partita abbastanza combattuta, loro in difesa non facevano cadere una palla, quindi ci hanno messo enorme difficoltà. Noi siamo ancora piccolini rispetto all'Under 18 e quindi carburiamo un po' come il diesel, ci vuole tempo per arrivare ovviamente a un determinato tipo di gioco, però poi alla fine siamo stati bravi a uscire in maniera pulita, anche se complimenti a Serino che si è giocato veramente una grande partita e merita comunque di essere una delle finaliste più forti del territorio. Cosa non ti è piaciuto della tua squadra? È brutto dirlo, ma la tensione, alla fine quando si gioca una finale si è tesi, quindi non si prova a fare quel gioco che magari si è abituati a fare. Questa cosa ci porta un po' di difficoltà, però alla fine la tensione c'è, cioè fa parte del gioco e quindi dobbiamo essere bravi a superarla a piccoli step. Grazie. E complimenti quindi all'Academy Red Cesinali. Finisce qui quindi la prima gara delle Final Four con l'Accademia Red Cesinali che vince 3-1 sull'Inter Serinese.